Buongiorno dal TG2, una nuova giornata di grandi spostamenti in tutta Italia per i primi rientri dalle vacanze, ma anche per le partenze di tanti ancora che vanno in ferie, bollino rosso su strade e autostrade, affollati anche gli aeroporti. Marcella Maresca. Temperature in risalita e primo grande controesodo estivo, la coincidenza perfetta di bollini rossi che surriscalda le autostrade in questo terzo weekend d'agosto. 12 milioni in viaggio, flussi incrociati. Nel corso della mattinata si è intensificato quello degli ultimi vacanzieri in partenza. In direzione opposta il traffico verso le grandi città andrà crescendo fino a domani sera, il rientro di quelli per cui le ferie ormai sono finite. Questa è la coda degli imbarchi a Messina. 1800 chilometri abbiamo ancora da fare. Anche in Austria fa caldo adesso. Tutti indistintamente alle prese con un incubo peggiore del traffico, i prezzi dei carburanti, anche quelli roventi. Parecchio alti, sì. Penso che siano alti da mo, da tempo. Sempre peggio e andrà sempre peggio. I rincari hanno pesato su tutta la stagione turistica, lo dice Coldiretti. 20 milioni gli italiani che hanno scelto il mese di agosto per le vacanze, il 10% in meno rispetto allo scorso anno. Un calo in parte compensato dal boom degli stranieri. Positano, oh my God. Quel che ho visto è semplicemente meraviglioso, dice questo turista statunitense a Positano. Uno sguardo al panorama prima di tornare a casa.